Eccoci qua alla nuova puntata con questo trucco sbaffato che rende un po' l'idea del genere. Vabbè, forse era più adatto al contesto Lovecraft, però comunque anche poi non è che sia da meno. Comunque, appunto, parliamo di questo autore, di questo poeta, scrittore di racconti brevi, dal genere appunto poliziesco, giallo poliziesco, che è appunto Poe. Poeta appunto che si colloca nel 1800 e che ha abitato anche molte zone d'America. Insomma, tra i suoi racconti ricordiamo per esempio I delitti della Re Marguerite, è un racconto importante perché diciamo arriva qua poliziesco, come capiamo dal titolo, vabbè, perché qua arriva la figura del detective, appunto, criminologo. Una specie di investigatore deduttivo, proprio come sarà poi Sherlock Holmes più tardi, e insomma l'ispirazione per Sherlock Holmes e tutti quegli investigatori deduttivi successivi, appunto, deriva da questo personaggio. Bene, ma ora non parliamo di scritti di genere poliziesco, parliamo di questa poesia che avete già spoilerato nei commenti, quindi non è più una sorpresa, però ora la cerco un secondo e andiamo appunto a leggere Azzante, per cui mi avete chiesto appunto di confrontarla con Azzacinto di Ugo Foscolo. Leggiamo Azzante, siamo nel 1837. Isola bella, che dal più bel fiore hai preso il nome tra i più delicati, che ricordi di luminose ore a vederti tra i fiori hai risvegliati. Quante scene di gioia andate via, quante speranze ormai già seppellite, che visioni di una ragazza ormai non più sulle verdi colline, non più la voce magica e fatata che mutava, mai più mi incanterai, né il tuo ricordo. Terra ripudiata, spiagge smaltate dai fiori, sarai l'isola dei Giacinti. Accesa Zante, isola d'oro, fior di Levante. Allora, per quanto ho capito e da quanto ho trovato anche in giro su internet, si esclude che l'autore possa averla mai conosciuta, questa isola greca. L'escludiamo, e infatti poi andando a cercare sul sito quantomeno dalla sua biografia non risulta, perché neanche dal sito appunto dedicato a Poe sembrerebbe non aver conosciuto l'isola greca, cosa che per esempio non si può, è la prima diversità probabilmente con Azzacinto di Ugo Foscolo, perché Ugo l'ha conosciuta. Del resto, appunto, era la sua città, ha dato i natali appunto a Ugo Foscolo, questa Zante. Quindi, forse questa è la prima cosa che si può dire. E la cosa da notare in questa poesia Zante, che è scritta in inglese, è che l'ultimo verso è in italiano. Anche nell'originale, quindi conferma l'idea che appunto gli spunti che lui ha preso riguardo circa questa isola greca deriverebbero da questa sorta di itinerario di Chateaubriand, dove si riporta appunto in italiano questa definizione dell'isola. Un'isola, quella di Giacinto, assai veneziana, ecco perché. Perché appunto si trattava di un'isola che fu sotto dominio appunto di Venezia, e quindi proprio in quel periodo, durante il dominio veneziano, appunto, come abbiamo detto, nacque Foscolo, il quale appunto dedicò a questa isola il suo sonetto. E allora, quindi questa è la prima cosa che si può dire. Poi, cioè, è il sonetto di Foscolo sembra essere di intonazione, proprio anche di figurazione diversa rispetto a quella di Poe. Non è detto che il poeta americano si sia ispirato poi
a Zacinto, insomma. Quindi io non ne so molto di più perché non sono riuscita a trovare molte informazioni, devo essere sincera. Le altre analogie o differenze fatemele sapere voi se vi va nei commenti e io vi saluto e ci vediamo domani.